Pranzo, capoccio rosso nere, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video di Pagelle Sassuolo Milan 0-0, ragazzi. Pensavo che la delusione, quella sensazione di amaro, quello. Non so spiegarvelo bene oggi come mi sento, però insomma sono profondamente ancora deluso dalla partita di ieri, ma cercheremo di fare le pagelle nel migliore dei modi. Mi raccomando, ragazzi. Se siete d'accordo con i voti, anche se non siete d'accordo, se avete amici milanisti, condividete il video, mettete like, commentate, attivate la campanellina. Ovviamente, però, prima iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con i futuri contenuti della vostra capoccia del cuore. Ragazzi, partiamo dalle pagelle dei migliori, che ovviamente saranno tutti in difesa, perché in difesa abbiamo fatto una buona partita a parte qualcuno. Magnan, ragazzi, che voto vogliamo dargli? 8, 8 e mezzo, 9. Diciamo che lasciando stare il rigore parato, che non tanto per il rigore parato, che comunque è un tiro centrale, spesso i portieri da questi tiri centrali vengono ingannati, più che altro è stato come lui ha preparato il rigore. Cioè, non so se avete visto, l'arbitro l'ha invitato più volte ad andare in porta, e Magnan che con aria di sfida guarda l'arbitro, guarda Berardi e dice: no, 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 sto qua, voglio vedere dove mette la palla, voglio vedere se la mette in maniera corretta nel dischetto, sto qua. Ed è stato lì tutto il tempo a fissare Berardi. Subito dopo, poco prima del calcio di rigore, va in porta e niente, ipnotizza Berardi. Mi piacerebbe dire tutti a casa, ma poi non so se forse da un certo punto di vista dovevo sperare che Berardi segnasse quel maledetto rigore, perché magari ci si attivava la campanellina, ci si attivava una sveglia e partiva Marrazzo. Niente, purtroppo da lì la partita non è cambiata, ma comunque Magnan, Mike Magnan, veramente perfetto, voto 8. Florenzi, ragazzi, Florenzi, che devo dire? Florenzi, voto 5. Voto 5 perché, a parte che ha causato in compartecipazione con Selmeker il rigore, devo dire che non mi è piaciuto come partita, sempre impreciso, sempre in ritardo negli interventi, cross sempre sbilenchi, cross su punizione sempre dall'altra parte. Diciamo, un calciatore che oggi non mi è piaciuto e non ha dato quella precisione in più rispetto a un Calabria che ovviamente a Florenzi ha nelle corde, quindi voto 5. I voti li do anche in base alle qualità che ha un giocatore. Se Calabria mi fa una partita dove sbaglia tutti i cross, diciamo che è ordinaria amministrazione per Calabria. Se Florenzi mi fa una partita dove sbaglia tutti i cross, lui che comunque il piede buono lo ha, un po' la cosa mi fa seccare. Quindi voto 5. Kjær, ragazzi, una delle poche buone notizie della partita di ieri è stato proprio il ritorno in campo di Kjær, il nostro principe azzurro. Voto 6 e mezzo, una partita ordinata, una partita dove fa sempre puntuali chiusure difensive, sempre molto fisico, non viene mai messo in difficoltà da Pinamonti. In più mi sarei aspettato, magari sarebbe stato bellissimo un suo ritorno in campo con gol, peccato che ogni angolo lo battevano alla cazzo di cane. Niente, Kjær voto 6 e mezzo. Tomori, suo compagno di riparto, voto 6 e mezzo. Non si dimenticano quella che era la loro meravigliosa intesa. Anche qui Tomori perfetto nelle chiusure. Purtroppo col gioco di Kjær può giocare, cioè con il rientro in campo di Kjær può giocare un po' meno di anticipo come ha fatto nelle ultime partite, quindi gioca un poco più arretrato. E tenta un po' meno di andare a contrastare l'avversario, aspetta un po' di più, anche perché se sbagliava lui l'anticipo, purtroppo il Sassuolo sarebbe partito in velocità e Kjær non è un velocista come Kalulu. Comunque ottima partita, 6 e mezzo. Teo, ragazzi, voto 6 perché un Teo testardo nella partita di oggi, un po' come Leao, non passava la palla, tentava di fare tutto da solo, vedendo anche la pochezza di mentalità dei compagni accanto. Non mi è piaciuto particolarmente, però comunque ha fatto un'ottima diagonale in difesa su una ripartenza pericolosa del Sassuolo. Il ragazzo in difesa è migliorato veramente tanto già l'anno scorso, quest'anno sta confermando miglioramenti in difesa. Si fa ammonire, do voto 6, fortunatamente ci sarà al derby. Pobega, voto 6. Pobega mi è piaciuto, devo dire, ha interpretato il ruolo in maniera saggia. Ha sbagliato qualcosa in fase di posizionamento, però ha fatto veramente cose egregie, come l'assist di prima di controbalzo che stava mettendo in porta Giroud. Ed altre buone cose, buoni anticipi, la sua fisicità si fa sentire, parte con qualche scorribanda offensiva.
E niente ragazzi, Pobega, mi sento di dargli 6. Benassere è il migliore a centrocampo, 6 e mezzo, purtroppo predica nel deserto, è da solo, si vede che è fresco, scippa le palle, la passa sempre precisa, però purtroppo i compagni di reparto non lo assistono con movimenti dovuti. Sempre il perfetto ismaelino Benassere di questo inizio campionato, quindi non posso che confermare il 6 e mezzo per lui. Qui ragazzi iniziamo con le note dolenti. Selmayr 5, ragazzi, invocavo il suo ingresso in campo, però purtroppo c'è questa maledizione della fascia destra. Travessia, se Selmayr non ne beccano mezza quando giocano titolari, chi subentra fa meglio. Nelle precedenti partite aveva fatto meglio Selmayr, questa volta è subentrato. Lo dico ora: il voto di Messias al 60esimo, do un 6 a Messias. Ha fatto vedere qualche dribbling, qualcosina, nulla di che, mai pericoloso. Però ha messo a Leao un'ottima palla che Leao ha malamente ciccato. Purtroppo, niente ragazzi, 5 per Selmayr, 6 per Messias che subentra al 60esimo. Brandyaz, ragazzi, voto 5. Purtroppo il giocatore è sempre la versione sbiadita di quello che è stato l'anno scorso. Aveva giocato bene le prime due partite, purtroppo si è di nuovo perso, mai pericoloso, poteva mettere sicuramente in difficoltà i due brontosauri che aveva il Sassuolo, soprattutto Ferrari al centro della difesa. Ragazzi, Ferrari oggi insuperabile, Ferrari che usava le mani, lasciamo stare, ma dico Ferrari è, ragazzi, quel giocatore che non lo inviti neanche a giocare a calcetto con i tuoi, con i tuoi amici, con quelli che hai. Non gioca Ferrari con voi oggi, ragazzi. Ferrari insuperabile, niente. Brahim voto 5. Leo, ragazzi, voto 5 e mezzo. È l'unico che davanti ci prova, però dà anche lui la sensazione di essere troppo egoista, di non voler passare la palla ai compagni perché li vede spaesati. Abbiamo fatto un sacco di errori e Leao in mezzo a questi tecnici di pochezza, ha una buona occasione, un po' difficile di controbalzo, la spedisce alta. Un'occasione discreta su assist di Messias, anche di La Cicca. Leao che non è nella migliore delle condizioni, speriamo di rivederlo in forma nel derby, anche perché la difesa dell'Inter non sta nutrendo ottime, diciamo, ottime condizioni, sono un po' lenti. Speriamo che, insomma, Leo possa tornare a fare bene. Giroud, ragazzi, Giroud voto 5 e mezzo. Che era stanco, lo sapevamo, che non era nella migliore delle condizioni, lo sapevamo. Da Giroud si aspetta sempre che quella mezza palla la possa mettere dentro. Purtroppo ha avuto un'occasione su un contropiede del Milan, sprecata malamente con un tiro di sinistro. La palla gli rimane troppo centrale, non perfetta per il sinistro, neanche con il destro. Prova a tirare di esterno, l'idea era giusta, ma purtroppo la prende troppo di contropiede e la palla esce rovinosamente al lato. Che dire poi dei subentrati? Al 79esimo Kalulu prende il posto di un Kjaer che sente un dolorino alla gamba destra ed è costretto ad uscire. Kalulu, do 6, 6 più, ha fatto bene, il Milan ha controllato la partita, il Sassuolo non ha fatto praticamente nulla. Do lo stesso voto per Tonali che rileva intorno al 65esimo Pobega, una partita non clamorosa, ma il 6 glielo devo dare, non ha sbagliato niente di che. Di Messias ne ho parlato, al 60esimo esce completamente esceso in campo Brahim per CDK, a cui devo dare a malincuore 5,5, non per colpa sua, gioca praticamente fino al 72esimo 12-15 minuti come trequartista. Il Milan lancia lungo per tutta la partita, un Milan senza idee, quindi praticamente bypassa Brahim come era successo con l'Atalanta. Al 72esimo, quando è uscito Giroud per Adli, viene spostato punta. Da lì praticamente molle, troppo molle nei contrasti, deve ancora prendersi le misure su cosa è ben concesso in Italia, perché Ferrari praticamente lo prende con le mani, lo butta, gli fa mosse di wrestling, l'arbitro non fischia mai. Anche lui troppo molle dei contrasti, quindi non posso che dargli il 5 e mezzo. Al 72esimo, come ho detto prima, Adli rileva il posto di Giroud, viene messo esterno destro. Un Adli che non deve fare molto per fare meglio di Messias, per fare meglio di Selmayr. Un Adli che entra sempre con questa voglia, con questa grinta, con questa tecnica, cerca sempre passaggi visionari, cerca sempre di farsi vedere, non posso che dargli 6 più. Mi è piaciuto come è entrato, non giocate clamorose, ma comunque si è visto che aveva quel peperino, quel qualcosa in più per andare a magari cambiare l'inerzia di una partita che non avremmo mai e poi mai sbloccato, neanche se fosse durata fino a mezzanotte sta partita. Purtroppo ragazzi è stata una partita brutta, una partita che una partita la partita che esattamente mi aspettavo. Andatevi a rivedere cosa ho detto io
nel video che è uscito a pranzo ieri, ragazzi, io non avevo paura del Sassuolo, avevo paura della nostra testa e questo si è avverato, tutti proiettati per il derby. Arriviamo alla pagella di Pioli, 5 più, do 5 più a Pioli. Ieri magari ho parlato di troppo turnover, il turnover ci stava, è stato troppo perché io non avrei fatto giocare Kier dal primo minuto, l'avrei fatto entrare magari a partita in corso, non avrei fatto giocare sicuramente Brand Diaz, io avrei cercato di mettere la partita in cassaforte e poi avrei fatto giocare tutti nel secondo tempo. Lasciando stare questo errore che per me è marginale perché poi alla fine i giocatori che hanno sostituito i titolari erano giocatori validi e hanno fatto cacare perché ti si dà un'occasione di dimostrare che non sei panchinaro, che puoi giocare titolare e fai schifo e allora vabbè non posso prendermela più di tanto con Pioli, me la prendo con Pioli perché non so perché quando tu vedi Stefano che la partita va male dopo i primi 45 minuti, che non hai avuto una sensazione di brio, di ripresa da parte di qualcuno. Perdiamo sempre quei 15, 17, 20 minuti per fare i cambi ad inizio secondo tempo. Non capisco perché li dobbiamo fare al 60esimo e già ad inizio secondo tempo non mi puoi far entrare un CDK, non mi puoi far entrare un Messias, per esempio. Un giocatore che già subito può dare un guizzo. Dobbiamo sempre aspettare il 60esimo, quindi questo ritardo nei cambi invece del 5,5 ti fa dare il 5 più. Ragazzi, niente, le pagelle finiscono qui e la partita purtroppo è finita ieri senza possibilità alcuna di andare a vincerla. Abbiamo perso due punti perché per errori sia un po' dell'allenatore, ma soprattutto dei giocatori scesi in campo che magari non so che dire, non sono stati caricati a dovere, non mi sento di dare colpi a Pioli. Purtroppo questi errori ce li portiamo da anni e anni e anni anche con tutti i tipi di allenatori in panchina, con Gattuso, con proprio quando c'è la settimana del derby, i giocatori sono completamente spenti, dobbiamo ritrovarci quest'oggi sotto l'Inter di un punto, siamo ancora inizio campionato, va bene, ma insomma, un Inter che comunque ho visto bene, soprattutto il Lukaku, scusate, il Lautaro, Lukaku non ci sarà nel derby, non so a questo punto quanto possa essere una buona notizia. Lautaro in forma smagliante, Lautaro che non ne sbaglia mezza, speriamo noi di essere precisi in difesa e non di fare quella prestazione molto poco attenta che abbiamo fatto in Coppa Italia l'anno scorso. Niente ragazzi, le pagelle finiscono qua, mi raccomando, continuate a sostenere il canale, iscrivetevi, commenti, le cose le sapete, aspetto soprattutto i vostri commenti per capire come avete visto la partita, i cambi, in generale se condividete le mie opinioni o no. E niente raga. Ci vediamo prossimamente con un nuovo video, non so se già oggi, se verranno ufficializzati i colpi o domani. E buona giornata a tutti. Continuate a ovviamente sostenere la nostra squadra che ne ho ben bisogno. Non smettete mai di indossare la maglietta del Milan, tranne quando ovviamente è stata un po' troppo sudata, quindi andrebbe lavata. Scherzi a parte, ragazzi, ci vediamo con un nuovo video prossimamente.